Ho avuto la fortuna di partecipare a una conferenza del signor Franz Brunner e a me piacque tantissimo e ne abbiamo parlato insieme, abbiamo poi deciso successivamente di metterla nel calendario. Franz Brunner Posti chi è? Innanzitutto è un appassionato, è uno storico e una guida alpina storica. E ci racconterà questa sera gli eventi, ma non a livello politico, ci racconterà quelli che sono gli eventi e gli accaduti durante questa prima guerra mondiale. Indossa una divisa di un soldato austro-ungarico, perché? Perché è il suo sangue, sono le sue radici, ma la conduzione di questa serata sarà solo ed esclusivamente orientata ad una narrazione di quelli che sono stati gli eventi. Dimentichiamoci della politica, ricordiamo quelli che potrebbero essere i nostri bisnonni che sono morti probabilmente senza sapere per quale motivo questi erano mandati a combattere. Quindi il signor Franz questa sera ci racconterà appunto episodi accaduti su queste montagne. Possono sedere anche qua qualcuno? Sì. Fate spazio. Ah, va bene. C'è anche spazio. Allora, buonasera. Si può spingere qua? Anche qua dietro? Sì, anche per terra. Lì, prendi la che l'hai frontale. Prendi la te che l'hai frontale. Ma sì. Ora metto. Nuovamente buonasera, oggi abbiamo avuto il privilegio di mangiare, no? Questo è importante. 100 anni fa non era una cosa così scontata come poteva sembrare, né dalla parte della popolazione civile né dalla parte dei militari. Qualunque uniforme indossassero. Vi sentite giù in fondo? Io sono bilingue, parlo italiano, se mi sbaglio mi corrigerete, come ha detto il mio predecessore. Sono più di 22 anni che giro sulle Dolomiti per capire quella prima grande tragedia dell'umanità, che è stata la guerra di 21 popoli, che è nata mondiale per questo, di 21 nazioni, di 21 lingue diverse. Non si sono incontrati, si sono scontrati. E questo è un concetto molto importante. Scusate, non mi tarete le spalle, tanto siete disarmati, non è un problema. Allora, scontrarci su queste montagne è stato un evento particolarissimo. Io ho la presunzione di poterlo raccontare senza avere lauree, diplomi, titoli accademici, perché ho dormito, ho sentito il respiro di questa terra, non solo da guida alpina di 4 generazioni, che ha girato tutte le Dolomiti e tante altre montagne dell'Europa. Non sono stato in Tibet subito, ve lo dico, perché c'è tanto da scoprire a casa nostra ancora prima di andare all'estero, con tutto il rispetto di altri miei colleghi. Allora, in questa montagna vivevano pacificamente, con molta miseria, con molti sacrifici, popolazioni di lingue diverse, ma di costumi più o meno uguali. Quello che li unificava era la miseria. La montagna non ha mai reso ricchi nessuno fino al 1918, non guardiamo ora la Valbadia, non guardiamo ora Cortina, non guardiamo la Pusteria. Io vengo da una delle valli più povere della Sud Tirolo, Alto Adige, che è la Val di Solda. Una valle, sono nata a 1909 metri, sotto una montagna di 3900 metri, la chiamavano la Siberia del Sud Tirolo. La valle è chiusa, non sbuca, c'è l'Ortles, che è alto 3900 metri, Cividale, tutte montagne oltre i 3600 metri. Questi qui ci sembrano colline un pochino, no? Per dire. Però al di là di questo ho assorbito quella che è stata la lotta di uomini che hanno fatto della propria giovanissima esistenza un punto di riferimento per tutto quello che è stato il resto della vita. Quello che io ho capito, oltre il respiro di questa terra, oltre tutto quello che ho imparato da piccolissimo abitatore protagonista, ho dormito 3 anni nelle baracche della Valparola, nelle baracche che abbiamo ricostruito, ho dormito con l'uniforme dei nostri vecchi, non ho dormito con la paille, con la cordura, con tutte le attrezzature, ho dormito
come coerentemente dormivano quei soldati di 100 anni fa, indipendentemente fossero italiani o austriaci. Questo per assorbire, capire a livello antropologico cos'era una guerra. È stata un'esperienza, guardate, importantissima. La solitudine, il mio grande maestro che è stato Heinz von Lichem, è stato un professore di Monaco che girava con la motocicletta per queste Dolomiti quando nessuno parlava della prima guerra mondiale, esclusi i reduci, mi disse Einsamer Krieg, scusate se ogni tanto parlo la lingua madre, la guerra in solitudine, qui si era soli, soli con la natura, con la natura che giustamente era sovrana, con le valanghe, col freddo, ma non solo con questi elementi naturali potentissimi, si era soli perché si era distanti dalla casa. E alla distanza poteva voler dire anche San Vigilio di Marebbe, a 10 km, 20 km da qua, perché si stava a quota 3225. E sembrava così distante. Quando ho detto con gli amici, Gianluca, ho detto con Riccardo, altri amici prima, l'orizzonte della propria vita per i nostri nonni o bisnonni finiva il campo coltivato. Guardate, non viaggiavano, viaggiavano i signori, i treni erano pochissimi. L'evento più grande era il mercato del bestiame al paese, era la domenica incontrarsi con quelli delle altre vallate, parliamo di popolazione di montagna, ma penso che a Lugo, penso in altri paesi, non fosse poi così tanto diverso 100 anni fa. C'erano delle distanze sociali enormi, non c'erano la televisione, non c'era Hitlernet, come io chiamo internet, no? Con tutto quello che si pensa di conoscere oggi, si leggeva pochi libri, noi eravamo alfabetizzati, noi intendo la parte tirolese, cioè i miei eredi, io sono italiano come voi, o europeo, mi piace molto questo, o cittadino del mondo. Qui la scolarizzazione aveva raggiunto degli ottimi livelli già alla fine dell'Ottocento con quella grande donna, e le donne quando sono grandi sono più grandi di 100 uomini grandi messi assieme, che era Maria Teresa, che era poi la madre di Leopoldo I d'Asburgo, Toscana. Qui abbiamo un rappresentante di una terra che mi sta particolarmente a cuore, perché una parte di questa terra è attaccata sulla montagna del piccolo Ragazzuolo e si chiama la Cinge Martini. Quindi tutta questa storia di questi uomini che non si erano mai visti, o forse si erano visti quelli confinanti, da Pieve, da Selve del Cadore, con quelli della vallata di Colle da Santa Lucia, quindi vallate ladine, andavano a sposare quelli di Colle Santa Lucia sotto l'Austria, Fodomi, latini che scrivevano in italiano ma parlavano in latino, le ragazze del Cadore che avevano delle belle cosce tornite, erano robuste e quindi erano buone fattrici. Guardate, i canoni erano quelli, inutile oggi dire sessismo, maschilismo, erano queste, una donna robusta, bei fianchi, fa figli robusti. Siccome i figli lavoravano la terra, qui erano tutti contadini di montagna, qui erano i primi, le prime guide alpine erano i pastori di montagna, scappato dal vitello, andava su, lo inseguivano, scoprivano un po' quelli che erano i segreti della montagna. Queste Dolomiti, come il mondo, mi dispiace dirvelo, ma è vero, l'hanno scoperto gli inglesi, sapete, quelli che mi stanno cordialmente antipatici. L'hanno scoperto loro. Già nel 1860 la Edwards è venuta qua e ha girato a zig-zag per le Dolomiti. Prima nessuno andava oltre il pascolo, perché non c'era bisogno, perché veniva nebbia, sassi, c'era le credenze, i preti dicevano alla chiesa, non andate lì, i demoni, i carichi, gli gnomi, i diavoli, tutto, boh. Le carrozze passavano nel fondo valle per la strada delle Dolomiti, questa qua, e chiudevano le tende, avevano paura, quello che non si conosceva era paura. Con la prima guerra mondiale, questi uomini, di una parte e l'altra del confine, hanno abitato queste montagne, hanno cominciato a muoversi, creando giorno per giorno quegli strumenti che prima erano dominio solo di pochi pionieri. La piccozza alta, quella austriaca, non perché gli austriaci sono più alti, perché serviva a misurare la profondità della neve, la picca serviva a raccogliere la corda manilla, eccola qua, chiamata manilla perché la facevano in quelle isole lontane, in canapa. Non so quanti di voi hanno esperienza come me degli anni 70 dell'alpinismo, a temperature di 0 gradi o meno 0 gradi questa diventa come il ferro, ingestibile, difficile fare il nodo della guida, difficile fare una imbracatura, però era quello che avevano. Quindi pensate, il resto era coraggio, curiosità, voglia di conoscere. Quando vengono chiamati in guerra, come mio nonno, che nel primo anno di guerra dell'agosto 1914 va in Serbia, in Galizia,
va a combattere in quei territori, quelle pianure sconosciute, migliaia, decine di migliaia di soldati russi che si sentivano arrivare sulla steppa, sulla neve, perché questi cappotti lunghi che avevano frusciavano, migliaia di cappotti facevano questo rumore incredibile, avanzavano nella neve. E questi soldati, questi tirolesi, questi contadini di montagna stavano lì con gli occhi mezzi ghiacciati, con gli otturatori dei loro Steyr, dei loro fucili ghiacciati, a fronteggiare questo enorme potenziale. Per niente. Sarebbero stati molto più utili qua, perché conoscevano tutti questi sentieri, conoscevano tutti questi passaggi, forcelle, crode, conoscevano la natura e la meteorologia di queste montagne, prima ancora di avere il distintivo di Bergführer e di guida alpina. Invece l'alto comando austriaco, che non era diverso da quello italiano, c'erano delle teste di legno, per usare un eufemismo, li ha mandati là. E quando l'Italia, il regno d'Italia, attenzione, ha cambiato le alleanze, dopo 33 anni, e ha deciso di attaccare questa parte della monarchia asburgica, qui non c'era quasi nessuno. Qui c'erano vecchi, cioè gente oltre i 42 anni, consolatevi, perché a 42 anni una volta si era vecchi, si era dei sopravvissuti, e ragazzi che avevano meno di 18 anni. Erano questi che sapevano solo una cosa, sapevano camminare e sapevano sparare maledettamente bene, erano gli Schützen. Schützen da noi vuol dire difensore. Era un'istituzione creata nel 1511 da Massimiliano I, imperatore d'Austria, che aveva concesso alle popolazioni di tutte queste vallate il privilegio di difendersi. Quindi Schützen, di difendersi e di sparare. La polvere nera, le pallottole, i fucili, le dava il governo. Sparavano tutti, anche le signore. Quindi ogni mese si andava al poligono e si facevano esercitazioni di tiro. Quindi buoni cacciatori, bracconieri tantissimi, buoni tiratori. Ogni paese della Valbadia, che aveva più di 500 abitanti, ogni paese del Livinallongo, Puchenstein, Colle Santa Lucia, Pieve di Livinallongo, Andraz, aveva compagnie di Schützen con i loro costumi particolari, col pantalone di cuoio, le donne con questi bellissimi costumi. Quando è scoppiata la guerra, questi Schützen, che erano eredi di una tradizione delle guerre napoleoniche del 1809, quando Napoleone, sapete, aveva invaso l'Italia, tentava di assorbere e conquistare questi territori dando un nome che per noi non è un nome vero, che è Alto Adige, perché noi non siamo Alto Adige, perché sennò dov'è Basso Adige, voglio dirle, no? Questi erano i nomi dati dalla toponomastica francese della rivoluzione francese legata ai fiumi, ai distretti legati ai fiumi Alta Loira, Bassa Loira, quindi questa zona, tutta questa zona a cavallo delle Dolomiti, da Bolzano, dalla valle dell'Adige all'Isarco, era l'Alto Adige, no, questa era Tirolo da più di 500 anni, di 600 anni, Tirolo per Mainardo I, conte di Gradisca e di Gorizia e poi di Castel Tirolo, Tirolo, una regione, un ducato principesco, una contea principesca che aveva già allora delle regole e delle libertà incredibili. I contadini avevano la terra di proprietà, avevano il maso, che era l'unità di abitazione della famiglia che si ereditava di padre in figlio, possibilmente col figlio maschio, era questo favorevole, sempre perché i maschi avevano questa un po' priorità, l'hanno ancora oggi, no? In molti settori, quindi era importante per la conservazione e l'identità del territorio. La garanzia di conservare questo territorio passava attraverso queste regole, niente tasse, grande dedizione, grande fedeltà, eccetera. Quando succede la guerra, l'esercito italiano, la quarta armata, con 14.000 uomini composti, signori, la maggior parte da gente reclutata nella fanteria, questa grande dimenticata. Tutti pensano guerra di montagne alpini, è una balla. Guardate, io non temo confronti, né con storici, con nessuno, sono i dati che parlano. Quindi questi 14.000 uomini, 12.500 erano fanti. Le brigate di fanteria erano reclutate Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, Lazio, Emilia, parte della Toscana e qualcosa del meridione. Lo spiegavo agli amici al tavolo prima. Perché? Per una questione sociale identitaria. Queste regioni del centro Italia facevano parte dello Stato Pontificio. Lo Stato Pontificio, al di là di quello che uno può pensare, aveva portato a censimento
la popolazione anagrafica. Quindi quando è scoppiata la guerra, a tutti è arrivata la cartolina, precetto. Nella Sila, nella Calabria, bellissima Calabria, non era censita ancora che il 30% della popolazione. Quindi chi chiamavano? Chi sapevano qual era la popolazione adatta? In Sicilia c'erano delle zone, come nella Lucania, Basilicata, uguali. Sapete come reclutavano gente? Lo racconta Carlo Salsa in un libro, che era un ufficiale medico. Si chiudeva le vie principali della piazza del paese, un medico, 30 carabinieri, acchiappavano la gente, il medico gli guardava i denti come i cavalli, guardava e diceva: questo c'ha dai 20 ai 30 anni, bon, hai 5 minuti per andare a farti il sacco, prendere una camicia, gli zoccoli, arruolato. Pensate, partiva, che era un numero di matricola, perché come si chiamava? Gaetano, Cicillo, figlio di Gaetano, nipote di Gaetano. Quando sei nato? Non lo saccio, non importa, arruolato. Sei sano, di robusta costituzione. Quando era morto era un numero di matricola, un ignoto, un disperso o un tal dettagli. Questa è la realtà. Quando arrivano qua, questa massa di uomini, è il giugno del 1915. La guerra è stata dichiarata il 24 maggio. Qui c'è i bollettini, allora, della Quarta Armata Italiana, del generale Nava, dicono c'è circa 45 centimetri di neve. Io oggi ero a Spasso come da 20 anni, su per la Cinzia Martini, Tofane, cioè, faceva fresco, avevo la mia divisa estiva, ma faceva freddo, i miei ospiti, amici italiani avevano molto freddo, io non avevo tanto freddo, però dico che faceva freddo. Pensate, a giugno 60 centimetri di neve, alle 5 di mattina la Brigata Reggio manda due compagnie di sardi della provincia di Cagliari, 45esima compagnia. Immaginiamo questi ragazzi diversamente alti, come sono poi sardi, tenaci, duri, non hanno mai visto queste cattedrali di roccia, il piccolo Lagazzoa, il Sasso di Stria, travedono la Tofana e questa strada, che è la metà di quella di ora bianca, che a fatica scambiava due carrozze, che era la strada degli Olmiti, voluta da un greco, Theodor Christomannos, naturalizzato austriaco, l'ideatore, il fautore del turismo nelle Dolomiti. Sempre poco ricordato. Quindi arrivano, c'è nebbia alle 6 di mattina e c'è questi reticolati, questo filo spinato alto 3 metri avvolto in concertine. Il capitano Ignazio De Ida, che ha scritto questa relazione che vi sto raccontando, dice, lui c'era, io no, tentiamo di capire dov'è un varco, un passaggio. Non c'è, nessuno ha tagliato i reticolati. Mando un soldato giù all'hotel Sasso di Stria, che allora si chiamava Ospizio Falzarigo, a domandare perché. Parte un fante sardo di corsa, si fa 4-5 km nella neve, con gli scarponi chiodati naturalmente, quindi scivola, boccheggia, bestemmia, sacramenti. Arriva il comando dell'albergo mezzo bruciato e domanda del tenente del reparto guastatori. Il tenente lo guarda e dice: vai a dire al tuo capitano, queste sono le forbici, se è buono lui di tagliare il filo spinato. Sono forbici da giardiniere, vanno bene per le rose, vanno bene per portare i fiori, non il doppio ordine di filo d'acciaio. Nel mentre cosa succede? Il vento che spira dal Pordoi, che spira dal Pittsboy, dissipa la nebbia e si scatena un fuoco d'inferno. Dalle rocce, avete un po' presenti, no? Venendo su, che sono dal piccolo Lagazzoi, la Fonbank e dal Sasso di Stria, parte il fuoco di questi Schützen del battaglione Enneberg. Da questi vecchi e giovanissimi che sparano, aspettano i belce, gli italiani. Sparano bene, perché sono in tempo di pace bracconieri, frequentatori del poligono. Non ci sono più cervi, camosci, ma ci sono i fanti. Sparano soprattutto gli ufficiali. Gli ufficiali italiani, giovanissimi, che pervasi da patriottismo, da senso del dovere, incommiabile, però vanno in questa guerra con la divisa grigio-verde in mezzo alla neve bianca e la fascia azzurra, ufficiale di picchetto, sciabola in mano. Fregio argentato, avanti Savoia, seguitemi! Prime fucilate sono le loro, cadono gli ufficiali, i soldati, sbandamento. Racconta De Ida, in 2 ore perdiamo 80 uomini, morti, feriti, siamo tutti dietro le rocce. Chi ha la fortuna ha la roccia grande, chi ha meno fortuna come me ha una roccia così piccola che non mi copre tutto, ma i colpi che arrivano da questi cecchini, ecco che nasce questo nome, i tiratori dell'esercito austriaco, chiamati cecchini dal nome di col quale veniva chiamato l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I Cecco Beppe, ci tirano bene, ma mi tirano senza colpire il piede che ho fuori, come per farmi capire: stai fermo,
non ti muovere, non far monade, no? Stai lì. Come Dio vuole, arriva la sera, che da noi arriva prima delle Dolomiti, no? Perché il sole cala prima nelle montagne, e accade un episodio che mi fa piacere trasmettervi, un episodio reale raccontato da questi primi soldati italiani che dovevano sfondare la Valparola per arrivare nella Pusteria e poi facilmente al Brennero e chiedere la, quindi reclamare i territori per completare l'unità d'Italia. Questo episodio, raccontato da Deida, ci racconta che scendono dalle stesse rocce da dove avevano sparato fino a poco prima questi Schutzantirolesi un gruppo di soldati con delle torce. È quasi buio e Deida si interroga: cosa succede? Che vengano a fare? Gli spariamo, aspettiamo. Prevale il buon senso. Questi soldati, gli stessi che dalla mattina hanno aperto il fuoco cecchinando, colpendo questi poveri fanti sardi affardellati da 27 kg di equipaggiamento, di munizioni, di bombe a mano, vanno a raccogliere i feriti, feriti che sono in mezzo ai mughi, alla neve, che gemono, chiedono, invocano la mamma, Maria, la Madonna, non so, il patrono di Cagliari. E Deida dice: incredibile, grande episodio cavalleresco. Siamo all'inizio della guerra, signori. Non c'è l'odio che avverrà magari dopo, quei reparti d'assalto arditi, lanciafiamme, mazze ferrate, gas sull'Isonzo, sul Carso. In queste nostre bellissime Dolomiti, patrimonio dell'umanità, al di là delle valanghe, delle mine, prevarrà questa senso di rispetto dell'uomo. Sei qua, sei come me, sei nemico, ma anche te patisci il freddo. Anche te, quando fai la sentinella, con i 56 chiodi che hai sotto lo scarpone, chiodi di ferro, sapete perché si chiudevano le scarpe di tutti gli eserciti? Perché il cuoio era un materiale prezioso, quindi non doveva essere usurato, e i chiodi, le brocche de zappa, come le chiamano in Trentino, dovevano proteggere la suola. Non avevano studiato i cervelloni degli alti comandi che questo scarpone calzato a contatto col suolo ghiacciato, essendo ferro, il ferro è un termoconduttore, succhia il freddo dentro. E quindi vediamo dei filmati dei fratelli Comerio, i primi che portano le cineprese sulla Damella a 3000 metri, i soldati italiani di Sentinella che si sbattono continuamente lo scarpone, nella vana illusione di cacciare via il freddo. Ma sapete, il freddo, ve lo dice una guida alpina di 4 generazioni, si manda via solo con un sistema da sempre, con una fonte di calore. Se stai sul ghiaccio, te lo prendi tutto. Dopo un'ora, questi soldati sentono il piede con una sensazione molto strana che non vi auguro nemmeno lontanamente, come migliaia di punture di spillo. E cominciano a non avere più la padronanza di quello che è la parte terminale della circolazione. Camminano come Frankenstein. Quando rientrano in baracca, piangono dal dolore. Hanno un dolore incredibile ai piedi e chiedono al commilitone: Tony, toglimi lo scarpone, è un blocco di ghiaccio. E Tony dice: ostia, ma non riesco, è tutto bloccato, ciappa la baionetta, il coltello, quello che ti pare, sacramento, toglilo. Quello comincia a tagliare la tomaia, leva le pezze che sono intorno, pezze di lana che sono intorno al calzettone. Quando riesce a estrarre il calzettone, sente che dentro c'è qualcosa, sono le dita dei piedi. Cos'è il congelamento? Io ho coniato un esempio. È un albero sano, che è il nostro corpo, che si libera dei rami secchi. La parte morta li aliena. Quindi cominciano i casi di congelamento. Comincia l'inverno 1915-1916, il più freddo e il più nevoso dei 100 anni precedenti. Quindi pensate, cominciano a fare i conti. Italiani e austriaci, la natura non guarda in faccia a nessuno. Anzi, queste belle montagne infastidite da questa... questi omuncoli che cominciano a invaderle, a costruire baracche, a creare gallerie, a perforare, ad abitarle, a percuoterle, dicono: beh, ora vi faccio pagare il biglietto d'ingresso. 5.000 morti, 350 valanghe, dalla Marmolata, Gran Poz, dove lo Stato Maggiore austriaco dice: sotto il Fernel, per chi ha conoscenza del luogo, costruiamo un villaggio di baracche. Vecchi portatori, guide alpine, pastori della Val di Fassa dicono: signori, non state a far lì, perché tutti gli inverni nevosi cadono milioni di metri cubi di neve, arrivano fino giù, arrivano fino al Fedaia. Gli ufficiali guardano e dicono: ma tu cosa fai, l'ufficiale o il pastore? Pastore. Bene, sta zitto, continua a fare il pastore. Io ho studiato all'Accademia di Vienna, non ho studiato la meteorologia, non sono mai stato in montagna, tranne pochissime guide alpine che andavano a portare i signori
inglesi, francesi, italiani, regnanti, perché era un privilegio, no, fare l'alpinismo, si accorgono, un rombo, un soffio tremendo, e cadono valanghe, cadono a Cimabanche sopra Misurina, spariscono 150 fanti della Brigata Calabria, 350 Kaiser Jäger spariscono nel ghiacciaio del Gran Pozzo, baracche, tutti trascinati, morti. Allora si comincia a correre ai ripari, si comincia a cercare di capire, a muoversi, cosa facciamo, come ci muoviamo. Si muovono le pattuglie con sistemi che anch'io, che ho fatto l'alpino, capopattuglia 40 anni fa, adottavamo ancora. Quindi pensate che bel laboratorio. Si legano il capopattuglia della pattuglia che va sulla neve con questo cordino di cotone, ora non sto a srotolarlo, un po' di fantasia, è 20 metri, no? Al capopattuglia passa per tutti i componenti della pattuglia e via con le ciaspe, con queste. Queste sono le mie della Naia, ma quelle del 1915, italiana e austriaca, erano uguali. Piccolo particolare, certe cose non cambiano mai. Sapete che qual era la differenza fra le ciaspe, queste a fagiolo dell'epoca, e poi quelle moderne che sono venute ora? Che quando si usa queste ciaspe qua, lo scarpone è completamente aderente, no? Attaccato, ingabbiato da questa cinghia, serrato. E quindi quando si cammina nella neve fresca, la neve si alza e si attacca nella parte, nell'emisfero inferiore meridionale del corpo, detto anche culo. Quando noi tornavamo dalle pattuglie, l'esperienza di 40 anni fa, ma immagino mio nonno o mio padre in Russia, il tenente dice: "Alpini, come è andata la pattuglia?" Eravamo con questi pantaloni tutti bloccati, allora è nato un modo di dire: meglio andare a letto col culo gelato che con un gelato nel culo. Questo era il risultato di questa ciaspa, ma per 90 anni hanno accompagnato l'esercito italiano. Ecco, il cordino antivalanga invece serviva in caso di valanga,